Benvenuti su Ogni Momento, io sono Veronica e oggi mi trovo in compagnia di Carlo Sedda. Lui è consulente e designer Feng Shui e oggi ci ha proposto di parlare su come ricreare l'equilibrio all'interno dei propri spazi abitativi. Buonasera Carlo. Ciao Veronica e ciao anche a tutti gli ascoltatori, grazie ecco, per questa intervista dove verranno fuori dei contenuti molto interessanti. Quindi la domanda sarebbe come ricreare l'equilibrio, no? Attraverso, mi avevi parlato prima di iniziare questo video, dell'importanza del legno, l'acqua e degli elementi. Ti lascio la parola. Beh, innanzitutto ti ringrazio per lo spunto che mi hai dato, perché a ogni intervista, come ti accennavo prima, io vado a braccio e la chiacchierata iniziale, ecco, mi aiuta ad avere qualche intuizione o comunque qualche suggerimento, come succede anche con Marco. E il suggerimento me l'hai dato tu guardando il tuo ambiente, e dove stai facendo l'intervista, Veronica. Io oggi vorrei parlare dell'equilibrio, come ricreare l'equilibrio generale all'interno dei propri spazi abitativi. È ovvio che adesso in questa intervista ne parliamo in maniera molto generale, perché nello specifico ognuno di noi, okay, ha comunque uno spazio diverso dall'altro, perché come ti spiegavo, no? I nostri spazi, i nostri ambienti di casa, di lavoro, rappresentano sempre materialmente noi stessi, è una nostra estensione, quindi rappresentano i nostri desideri, le nostre aspirazioni, i nostri blocchi, come anche le nostre stagnazioni. Ed è bello perché lo spazio, ok, le rappresenta tutti quanti, quindi andare comunque a intervenire lì, è incredibile poi le cose straordinarie che succedono, perché si vanno proprio a sbloccare. Nello specifico, in questa intervista parliamo del come ricreare appunto questo equilibrio generale grazie alle cinque energie universali, che come tu ben sai sono il legno, il fuoco, la terra, il metallo e l'acqua. Perché questo? Perché il principio base, no, del Feng Shui è lo stretto rapporto o comunque l'armonia tra uomo e natura. E questo come è espresso nella natura? È espresso attraverso le cinque energie universali, appunto queste. Nel senso che nella vita tutto si trasforma e tutto succede, tutto avviene tramite queste cinque energie, così come anche nella nostra vita. Quindi capire anche le dinamiche di come si muovono, ok? Di questi schemi di movimento vibrazionale e poterli, come dire, gestire anche al meglio, e si va comunque a riequilibrare in maniera generale i propri spazi abitativi. Allora si parte sempre dalla famosa Bagua, no? La mappa del Bagua. Ti ricordi, vero Veronica, no? Sì, È questa qua. Vedi? la vedo. Eccola qua. Allora, che tra l'altro la mappa del Bagua, no? Come ho spiegato anche in una precedente intervista, rappresenta le nove aree energetiche all'interno di un ambiente. E queste aree energetiche corrispondono ognuna a un aspetto della nostra vita. Quindi si va dal lavoro, alla ricchezza, al denaro, agli amici, alla salute, alla famiglia, alla salute, molto importante, alla coscienza di sé, alla propria creatività. E ogni area energetica è connessa appunto a una delle cinque energie universali. Ok. Vediamo, prima di passarle in rassegna tutte e cinque, vediamo un momentino, se tu vedi da qua, tra l'altro questa mappa qua, no? Si può scaricare con il link qua sotto, dalla guida gratuita o dal mio corso online che ho. Questo spiega, questa mappa qua, spiega quello che vedi qua all'esterno, il ciclo di controllo, di
di nutrimento e all'interno il ciclo invece di conflitto. Cosa significa questo? Significa che, se tu vedi, il legno all'esterno è il, diciamo, il ciclo di nutrimento, dove un'energia va a nutrire l'altra. Ecco da qui nasce poi l'equilibrio, no? Il legno naturalmente va ad alimentare il fuoco. Il fuoco produce la cenere va comunque a concimare, alimentare la terra. All'interno della terra ci sono i filoni di metallo, no? Negli insediamenti minerari. E dove c'è il metallo c'è sempre l'acqua. L'acqua, a sua volta, va a nutrire le piante e quindi il legno. Quindi questo è il ciclo, diciamo, di nutrimento. Poi c'è il ciclo di controllo, di conflitto anche. Quindi perché questo? Perché poi ogni energia è rappresentata da dei materiali, da dei colori. Quindi andandoli a riequilibrare tutti, ok, nessuno andrà in contrasto con l'altro. Ecco perché questo discorso. Il ciclo di, invece di controllo o comunque di conflitto è questo. Allora, il fuoco va a fondere il metallo. Okay. Il metallo va comunque a segare il legno, perché poi alla fine le piante vengono tagliate, no? Col metallo. Il legno invece, se tu vedi, va a ferire la terra, perché ogni albero piantato alla fine non fa altro che ferire la terra. La terra invece va a controllare l'acqua, perché con i suoi argini la va a controllare. E infine l'acqua va a spegnere il fuoco. Ecco spiegato gli schemi di movimento, ok, e le dinamiche vibrazionali di queste cinque energie. Quindi una volta conosciute queste informazioni, vediamo adesso di gestirle al meglio. Sì. Cosa sì? Posso farti una domanda prima? Certo. Quindi, ad esempio, vuol dire che se vediamo che sono opposti una cosa con l'altra, avere degli oggetti che rappresentano queste due cose allo stesso tempo non va bene, ad esempio, il metallo con la terra? Oppure sì? Allora, il metallo con la terra, come abbiamo visto prima, si nutrono tra di loro, perché all'interno della terra ci sono gli insediamenti minerari e quindi ci sono i filoni di metallo. Quindi si vanno a nutrire. Ah, allora diciamo, era metallo con qualcos'altro? Scusa. Allora, il metallo con il legno, ok? Il metallo, perché poi col metallo si vanno a segare le piante, si vanno a tagliare, no? Ecco, quindi quando c'è troppo metallo in un ambiente, troppo metallo cosa significa? Naturalmente tutto ciò che contiene metallo, quindi il materiale del metallo, i colori come il bianco, i colori come il nero, i colori come il grigio, le finiture lucenti, ecco, vanno a ferire, se ce ne sono troppe, per andare a neutralizzarlo, cosa fai? Vai a inserire comunque più legno. Più legno cosa significa? Vai a inserire le colorazioni del verde, ok? Perché poi il legno rappresenta la crescita, rappresenta tutto ciò che è rivolto verso l'alto, come hai anche tu alle tue spalle che hai le tue piante, e tutto ciò che è rivolto verso l'alto, quindi anche mobili o comunque più alti, schienali di sedie più alte, ok? Quindi se uno vede che c'è per esempio troppo metallo, troppe parti metalliche, non fa altro che equilibrarlo con legno. Però vedi, Veronica, adesso può sembrare tutto un po' strano, però se uno ha questo davanti, capisce tutto. Quindi io consiglio a tutti quanti di scaricarsela e di averla davanti come una Bibbia, di girare per casa con questo. Di girare per le stanze. Noi lasceremo qui sotto il link, così riuscirete, sì, a scaricare questa guida gratuita di Carlo Sella, che tra l'altro io mi la sono già scaricata. Quindi ora tocca a voi. Te la sei studiata allora? Bene, ok, l'hai approfondito. Brava Veronica. Ok, ecco, adesso andiamo a prendere in esame energia per energia
come rappresentato nei propri spazi. L'energia fuoco, lo dice la parola stessa, il fuoco, quindi tutto ciò che è colorato di rosso. Tra l'altro il fuoco è rappresentato sempre con delle frecce appuntite, con dei triangoli, spesso viene rappresentato, quindi tutto ciò che è anche spigoloso. Ok, se tu hai in un ambiente, ti faccio una domanda, troppi spigoli dati dalle pareti, date piuttosto che dai mobili, ecco, date da colonne magari in mezzo troppo spigolose, tu cosa fai per neutralizzarlo? Cos'è che va a neutralizzare il fuoco? L'acqua. Quindi metti tutto ciò che rappresenta l'acqua, quindi immagini dell'acqua, colorazioni dell'acqua, quindi dal blu all'azzurro, al celeste. E l'acqua, come tu ben sai, non ha forma, quindi qualsiasi oggetto che non abbia forma, ok? D'accordo, forme irregolari. Mentre invece, se tu hai per esempio troppo blu o troppo celeste, allora cosa fai per neutralizzare l'acqua, ti ricordi? Il fuoco. No, questo è il contrario, è la terra. Ah. Perché la terra va a arginare l'acqua, quei suoi argini la va ad arginare, quindi la va a contenere. Quindi se c'è troppo blu, troppo azzurro, che in determinati casi può andare bene, però adesso in questo step, in questa fase, cerchiamo un equilibrio di tutte e cinque le energie. E l'acqua, che rappresenta la vita, rappresenta il nutrimento, l'abbondanza, la ricchezza, però come tutte le cose deve essere equilibrato. Per equilibrare, quindi, inserire un qualcosa che un po' lo neutralizzi. E quindi tutto ciò che concerne la terra, che riguarda la terra, quindi le colorazioni delle terre, e quindi dai gialli ai marron, al giallo ocra, al beige, o se no materiali come le porcellane, le terracotte, ok? Vasi di terracotta sono molto belli. O immagini delle terre anche, che è molto bello. Campi di grano, ecco, per esempio. Se invece c'è troppa terra, per esempio, cos'è che va a contenere la terra? Va a contenere la terra il legno, ok? Come dicevamo prima. Mentre invece se c'è troppo fuoco, se ci sono troppi rossi, tu sai benissimo che il rosso poi a livello anche emozionale può dare nervosismo, poi sai che troppo fuoco, il fuoco brucia, ci si può scottare, ecco, quindi anche il fuoco va gestito anche qua in maniera molto... molto equilibrata, molto ridotta, però se ce n'è troppo, ci sono degli ambienti, sono degli ambienti dove c'è troppo rosso, c'è troppo elemento, c'è troppa energia a fuoco, e infatti sono, e lì lo testimonio anche quando vado a fare le consulenze, nei sopralluoghi, e c'è della tensione nell'aria, c'è troppo nervosismo. Allora lì lo si va a spegnere inserendo qualcosa di acqua, perché l'acqua va a spegnere il fuoco. Quindi tutto ciò che riguarda l'acqua, ok? Dalle colorazioni alle forme irregolari, alle immagini anche di acqua, acqua corrente, poi, che è molto potente l'acqua corrente. E questo è molto interessante, perché io vedo che nei miei sopralluoghi, nelle mie consulenze, no? Quando giro, c'è sempre un disequilibrio su tutto. E il bello è che adesso a livello generale si fa un equilibrio delle cinque energie universali, però si lavora spesso, anzi sempre, su chi ci abita qui dentro. Quindi alla fine è una consulenza più personalizzata, non è generalizzata, e questo è molto importante. Sì, come mi dicevi prima, che a volte prima di fare il video mi stavi raccontando che anche se ci sono 10 case uguali, poi all'interno di ogni casa è diverso, e quindi dipende anche dalla persona che abita lì, cosa ha inserito, ad esempio come io che ho dietro queste piante che magari vanno bene, forse no, non lo so, penso di sì.
Ma che dipende, ecco, da ogni casa, da ogni stanza. Beh, le piante sono sempre consigliate nelle case, le piante d'appartamento naturalmente, anche perché rappresentano la vita e il nutrimento, tra l'altro hanno, se ne trae tanto beneficio dalle piante, anche perché poi vanno a purificare l'aria e ci sono molte piante che tra l'altro vanno anche a schermare contro le radiazioni elettromagnetiche, quindi chi lavora negli uffici, quindi computer, modem, wifi. Ecco, cosa del genere, li invito a inserire molte piante. E, tra l'altro anche la pianta ha un valore simbolico molto forte perché è una crescita verso l'alto, quindi è adatta anche a tutti quegli spazi dove si desidera una crescita, ok? Una crescita, quindi una crescita nel lavoro, ok? E quindi negli ambienti di lavoro va benissimo, come dicevo prima, una crescita anche all'interno della casa in determinate stanze. C'è anche a dire un'altra cosa, che ci sono delle, a proposito delle cinque energie, ogni energia è più adatta a un'altra per una stanza specifica. Per esempio, l'energia fuoco, se ne parlava prima, che è un'energia che è un'energia per l'azione, un'energia molto forte, un'energia, come dire, molto attiva, va bene in determinate stanze dove si può avere, si desidera più visibilità, quindi può essere anche una stanza di rappresentanza, può essere, perché no, anche un ufficio direzionale. Ok, non tutto rosso, come ti dicevo, attenzione, solo un qualcosa, però è molto importante, anche se consiglio sempre di tenere qualcosa di rosso, anche addosso, perché quella è la passione, l'energia, quella carica di cui tutti noi ne abbiamo anche bisogno. Basta anche un calzino, un fazzolettino rosso, non lo so, qualcosa, sempre portarlo. Mentre invece per quanto riguarda il metallo, ecco, in tutte quelle zone, siccome il metallo è l'energia di assestamento per eccellenza, quindi in tutte quelle stanze dove c'è bisogno di assestamento, allora va bene per esempio nelle zone di luogo comune, in casa propria, nei soggiorni, nei salotti, okay, dove c'è convivialità, anche nelle stanze dei bambini che hanno bisogno di assestamento per la propria crescita. Mentre invece per quanto riguarda l'energia terra è la stabilità. E quindi è la stabilità con se stessi, la stabilità anche col proprio partner, quindi nella camera matrimoniale, le colorazioni delle terre, proprio è la stabilità, o nel proprio studio personale, dove uno va a meditare, va a leggersi un libro, va a ritagliarsi dello spazio. Ecco, consiglio sempre di inserire predominanza di energia della terra. Questo per fare qualche esempio, ma se ne potrebbe parlare Veronica, Sì. non per ore, per giorni, per mesi interi. E poi, come dicevamo prima, dipende anche da ogni casa, se è casa, forse appartamento, se parliamo di uno studio. Ecco, l'ultima domanda allora. Mi hai detto che le piante vanno benissimo. Sì. Un'amica mia però mi ha detto che una pianta come questa qua, che cade in giù, mi ha detto che non va bene, che dovrebbe andare sempre in su. E il Confermo. problema è che come ha un limite, poi le piante mi crescono in su e poi le devo sempre cambiare. E allora ho detto metto una in giù e così. Però tu cosa ne pensi? Vanno bene oppure no? Allora, confermo. Confermo per il 99% dei casi, perché ogni caso è a sé stante ed è specifico. Adesso qua stiamo parlando di consigli in generale. Sì, la pianta, se tu vedi gli alberi, vedi anche i fiori, la maggior parte sono tutti verso l'alto, deve essere così. E siccome la pianta rappresenta la crescita e rappresenta il successo anche spesso, e la crescita quindi di ogni cosa, la crescita della propria salute, la crescita del denaro, perché no, la crescita del lavoro. װ==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 �װ==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 �==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 
Quindi è sempre consigliabile una pianta verso l'alto. Sai dove? Soprattutto in bagno. Lo sai perché? Anzi, Veronica, da stasera riempi il tuo bagno di piante verso l'alto. Il bagno è la stanza, in ogni casa, in ogni ufficio, in ogni ambiente, che è il più grande risucchiatore di energia. Perché con tutti gli scarichi che ha, risucchia l'energia. E lì dove il bagno è collocata, in quell'area energetica, ok, dove è collocata, infatti lì c'è sempre una stagnazione di quell'area energetica, che corrisponde poi a un determinato aspetto della propria vita. E spesso vedo stagnazioni economiche, stagnazioni comunque col proprio partner, stagnazioni di salute anche. Ed è curioso dove poi andando a lavorare e riequilibrare là si vanno proprio a sbloccare determinate situazioni. Allora, per ovviare al movimento verso il basso degli scarichi, metti in bagno tutto ciò che può rappresentare la crescita verso l'alto. Ben vengano quindi le piante. Ben vengano anche immagini, anche di piante, sì, di alberi, di boschi. E perché no, anche un'immagine di un'alba. Molto bella, l'alba poi ha un valore simbolico potentissimo. L'alba è una crescita verso l'alto, anche questa come le Ok, va bene, piante. grazie. Sì, una pianta ho in bagno perché la stessa amica che mi ha detto di togliere questa Ah, mi ha detto metti una in bagno, però sì. che cresca in su e allora le ho dato retta e l'ho messo. E pensavo appunto anche di comprare un quadro perché mi ha detto puoi mettere bambù o delle immagini di bambù che crescono in alto. Sì. Sì, E quindi vedrò allora se bambù o l'alba. ma il bambù anch'io, cioè, io avevo messo tempo fa in una zona del bagno, perché poi anche ogni stanza, non solo l'intero immobile, ma ogni stanza si può applicare a mappa del bagua. Avevo bisogno di un aspetto della mia vita, su cui ho lavorato su tutte le stanze, di una crescita. Allora, in bagno in particolare, ho messo una pianta di bambù piccola così. Nel giro di poche settimane, credimi, parliamo di, vabbè, 2 o 3 mesi, mi sono diventate, guarda, si vede? Si vede? Sì. Sono diventate così. Sono bellissime. È come un boschetto, è una cosa bellissima. Tra l'altro il bambù rappresenta, ti ha ben consigliato anche questa tua amica, rappresenta proprio la ricchezza. La ricchezza sotto tutti i punti di vista, e non solo la ricchezza economica, ma anche la ricchezza umana, la ricchezza spirituale. Molto bello, il bambù. Infatti spesso tu lo vedi anche in centri olistici, in centri yoga, di meditazione, c'hanno sempre la loro pianta di bambù. Giusto. Va benissimo, grazie mille, grazie di cuore per questa video intervista e qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento fateci sapere qua sotto nei commenti. Noi lasceremo il link così potete scaricare anche voi questa guida gratuita di Carlo Sedda. E grazie Carlo. Grazie infinite a te Veronica e grazie anche ascoltatori. Per qualsiasi dubbio o qualsiasi informazione scrivete pure, mi rendo disponibile. E a presto allora Veronica, alla prossima intervista con altri argomenti. Ok? Ciao! Grazie, sai, ciao, ciao.